Ciao a tutti e bentornati. Allora, oggi vi voglio parlare di una videocamera di sorveglianza. È della marca Izvitz, è la C2 Mini. Allora, questa che ho io è in mio possesso da 2 anni, l'ho acquistata 2 anni fa, quindi è la versione 700-720p. Ce n'è una più aggiornata che arriva fino a 1080p come risoluzione. Mi è piaciuta tanto a distanza di 2 anni, l'ho acquistata verso l'estate 2017 e funziona ancora bene. Mi sono trovato bene. Qualcosa da migliorare, seguite il video per capire di cosa sto parlando. Allora, innanzitutto saluto il mio amico Daniele che era tempo che mi chiedeva un video su queste videocamere di sorveglianza, in quanto anche lui è intenzionato ad acquistarne alcune, quindi stava vagliando tra le varie opzioni. Sapendo che io possiedo queste della Izvitz, mi ha chiesto come funzionano. Allora, vi faccio una piccola descrizione. Allora, questa è la telecamera. Poi abbiamo il sensore notturno per la visione notturna, quindi l'infrarosso. Poi abbiamo il tasto reset qui di lato, se riuscite a vederlo, l'alloggero per la micro SD che supporta fino a 64 GB. Poi abbiamo qui sopra il microfono che capta i rumori e poi abbiamo questa basetta che, come potete vedere, è regolabile. La cosa comoda di questa basetta è che è magnetica, quindi potete collocarla su qualsiasi superficie magnetica ed è molto stabile come aggancio, diciamo. Comunque, dalla sua confezione esce a sua volta una placchetta metallica che può essere fissata tramite nastro biadesivo su qualsiasi superficie, quindi rimovibile, oppure attraverso due fischer facili da installare in modo tale che la placchetta sia fissa nel punto che desiderate. Allora, mi ero dimenticato, qui sotto, come potete vedere, c'è anche un piccolo LED che indica lo stato della camera, se è attiva oppure no. Lampeggia di blu quando è attiva, rossa quando magari ha perso la connessione internet. Connessione internet che può avvenire tramite la frequenza 2,4 GHz, quindi è monoband, non può essere collegata tramite Ethernet, non ha nessun ingresso. Come vedete, è anche molto piccola. Suo caricabatterie, sì, buonanotte, alimentatore, la sua alimentazione, e il suo alimentatore praticamente è dotato di una porta USB, quindi il suo cavetto in realtà può essere collegato in qualsiasi porta USB per essere alimentata. Allora, si può gestire tranquillamente dal suo programma, che vi faccio vedere. Prendo il telefono così ve lo faccio vedere. Si può scaricare tranquillamente dal Play Store. Allora, il programma della Izvitz. Ok. Allora, facciamo. Ok. E ve lo faccio vedere subito. Allora, eccolo qui. Come potete vedere, io ho diverse videocamere di sorveglianza. Scusate, ma stavo pensando ad altro. Allora, videocamere di sorveglianza, quindi che possono essere tranquillamente rinominate a seconda dell'ambiente dove vengono riposte. Allora, quella che ho io in mano si trova nel mio studio. Infatti, come potete vedere, l'ho rinominata studio. Vi fa vedere anche un'anteprima di quello che è l'immagine che registra la videocamera di sorveglianza con data, ora e orario. Se clicco sopra la mia immagine, come potete vedere, mi dà quello che è il live, la diretta. Non so, vedete? Ok. E si vede abbastanza bene. Poi, allora, torniamo indietro. Anzi, vi faccio vedere anche che ha qui la cronologia delle registrazioni che ha effettuato. Magari ve ne faccio vedere una notturna. Aspettate che disattivo l'audio, così non c'è il riverbero. Allora, sì, così vi faccio vedere anche in notturna come si vede. Ecco, no, questo è la mattino. Niente, proviamo a vedere un'altra giornata. Si è registrato durante la notte, giustamente non rilevando movimenti o suoni perché capta rumori e movimenti e si attiva in automatico la registrazione che potete tenere fissa oppure potete attivare solo all'occorrenza. Allora, vi faccio vedere questa che dovrebbe essere una notturna. No, ancora, è ancora, ancora, ancora. Ecco qua, una notturna. Non so se riuscite a vedere, forse ruotando. No, teniamola così che forse è meglio. Ok,
Potete vedere come mostra la stanza, si vede abbastanza bene considerando che la risoluzione è da 720. Cliccando sulla rondellina qui sopra, entriamo in quelle che sono le impostazioni della videocamera, dove è possibile attivare o disattivare l'audio che viene registrato, il LED di stato che vi dicevo, può essere disabilitata l'infrarosso per la visione notturna, la notifica di allarme, questo serve per attivare, praticamente per rendere attivo l'allarme. Nel senso, quando capta suono e movimenti, suonerà il telefono con una notifica istantanea. È possibile programmare le notifiche, quindi stabilire giorno e orari in cui è attiva. Poi abbiamo, vabbè, il fuso orario serve per indicare la data e l'orario corretto sulle registrazioni. Poi la configurazione del wifi, che è molto semplice, ed è anche semplicissimo abbinare la webcam. Non vi ho detto, praticamente si fa aggiungi dispositivo, c'è un QR code qui dietro che potete vedere, lo inquadrate e il gioco è fatto. Poi seguite le istruzioni, è semplicissimo, veramente questione di un paio di minuti se o no. È possibile poi utilizzare la foto criptata, quindi con una password, in modo tale che se dovesse capitare la micro SD nelle mani di qualcuno, comunque non può vedere le registrazioni, capovolgere immagine. La modalità di sospensione è per sospendere la webcam, quindi non registra neanche la diretta come lo erano le altre. E in più vi volevo dire anche che, oltre a registrare il locale su micro SD, è possibile aggiungerci il gadget dell'hard disk, che non mi ricordo ora il nome del modello, oppure utilizzare il cloud che ha un pagamento, c'è cioè la prova gratuita di non mi ricordo quanto, mi pare 30 giorni, dopodiché c'è un pagamento mensile, altrimenti il locale su micro SD. Ora, come potete vedere, sta registrando di nuovo in diretta. Allora, la webcam funziona, devo dire, in modo egregio, non mi ha mai deluso. Ogni tanto potrebbe essere anche causa della mia connessione internet. Qualche volta può capitare che i file registrati abbiano un errore, poi fate ripartire il frame che vi interessa, la porzione di tempo che vi interessa controllare, e tutto va bene. Però vi ripeto, potrebbe essere un problema della mia connessione. Allora, dopo 2 anni funziona ancora come il primo giorno. La micro SD che ho dentro è sempre la stessa, in continua registrazione, quindi diciamo che non logora neanche le micro SD che vengono utilizzate. Mi piace perché ha l'aggancio magnetico, l'aggancio, il sostegno magnetico, in modo tale da poterla collocare su diverse superfici, tra cui quelle in metallo, e quindi tenerla fissa. Allora, il sistema di notifiche, diciamo che avrei preferito anche una notifica via email. Perché vi spiego, d'accordo, avete il cellulare appresso, avete inserito l'allarme, vi arriva la notifica di un movimento, di un rumore, registro e tutto, d'accordo, però magari non avete il telefono vicino o il tablet e siete al PC, avrebbe fatto comodo anche una notifica via email. Una cosa importante che vi devo dire è che queste telecamere, di cui ora c'è anche la 1080p che ha wifi dual band, costa qualcosina in più. Queste ora si trovano a circa 35 euro, la 1080 siamo intorno agli 85 euro, la 1080 oltre ad essere wifi dual band, se non sbaglio, anche l'audio bidirezionale. Prendetelo con le virgolette, cioè usate i guanti di velluto per quello che vi ho appena detto, perché non ho avuto modo di provarla, quindi non sono sicuro di quello che vi ho detto. Quindi, prima di acquistarla, magari leggete bene le caratteristiche tecniche. Funziona bene, Daniele. Ti ho detto quali sono le sue caratteristiche, ti ho fatto vedere come funziona il programma. Se hai fatto caso, acquistala. Prova magari a confrontarla con qualcun'altra, ci sono altri video su YouTube di gente molto più famosa di me che ne ha provate altre, quindi magari confrontale con loro e vedi se fa il tuo caso. 35 euro è un prezzo più che adatto, io queste le avevo pagate, se non sbaglio, 60 euro appena uscite, 70 non ricordo bene ora, quindi sono la metà. Per 34 euro per me vale sempre la pena acquistarla. Se vi è piaciuto il video, lasciate un mi piace. Vi invito sempre a condividere il canale sulle bacheche dei vostri social, di condividerlo con amici, di aiutare a crescere il canale. Se non vi siete iscritti, fatelo subito. E ci vediamo alla prossima per un nuovo video, che sia una prova di qualche oggettino, che sia qualche nuovo gioco, che sia una partita del Family Team Pixel Gun 3D o Pixel Strike 3D.
No, Picchi da Strike, sì, 3D se non sbaglio si chiama così, va bene? O a qualsiasi altro gioco che stiamo provando, vedremo un po' se portare sul canale. Comunque continuate a seguirmi. Ciao, vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata, una buona mattinata a secondo di quando mi state guardando. Ormai è diventato il mio saluto rituale. Ciao e alla prossima.